segretario generale sarà qua. Lei sarà un passo indietro rispetto a loro due, ma sì, tra loro due. Tra... cioè così, in questa sequenza. Okay, dietro al segretario generale e poi... no, non c'è la telecamera che mi prende la testa. No, però la...
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di febbraio, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento il professor Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Federico D'Incà, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il dottor Vittorio Colao, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Renato Brunetta, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Maria Stella Gelmini, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della nazione. L'onorevole Maria Rosaria Carfagna, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
l'onorevole Fabiana Dadone, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La professoressa Elena Bonetti, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La senatrice Erika Stefani, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Massimo Garavaglia, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Onorevole Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Consigliere di Stato Luciana Lamorgese, ministra dell'Interno. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La professoressa Marta Cartabia, ministra della Giustizia. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
l'onorevole Lorenzo Guerini, ministro della Difesa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il dottor Daniele Franco, ministro dell'Economia e delle Finanze. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il senatore Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il professor Roberto Cingolani, ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Professore Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
il professor Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La professoressa Maria Cristina Messa, ministra dell'Università e della Ricerca. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Roberto Speranza, ministro della Salute. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della nazione. Del giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, prestato oggi 13 febbraio 2021 in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, sono stati redatti distinti verbali, firmati dai giuranti, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. Direi dopo. Chiesto c'è la foto.